si può andare a pescare? Non può venire. Quindi hanno convalidato il sequestro e adesso... Nessuno è aggiornato, per dire la verità, che è inizio un pochettino. Andate a parlare con gli uomini, che sono cani. Non potremmo cattare un pisciceio perché non ce ne fanno ire al mare. Vedete che buon tempo. Con un bello mare così ne fanno ire. Oddio, furono trascurate pure io, che tanto che non ci fu una mareggiata, si calavano barchi e restarono io sotto. Poi ci sono chi scostumati che non capiscono e gettano altra roba e stanno malopatendo questi pescatori. È così. Ma c'è la padre di famiglia che devono andare a lavorare. Hanno a dire mi lavorano, hanno figli, giovanotti, sanno la delinquenza, crisi. Forse che a cane, in questo rione siamo cani, se i figlioli stanno belli puliti, però ora fanno per me venire la delinquenza, un danno a giro. Capo te muro i miri chi poi tappeti, non viene nessuno mi tocca. Però quando ci manco a mangiare, i soldi in da sacchetta, se vogliono un caffè, viene la delinquenza. Se loro non avvirono, è giusto che se l'hanno a mantenere. Un porto perché è per gli stessi che vanno a lavoro, però non è che colpono io. Ci fu sempre qua a fare il Mare Rosso e trase tutta a Roma, si calava un barco pure o porto, si fondava e ancora sono io a sud. Siete una famiglia di pescatori? Io sono nata pescatore, sono 75 anni e sono figlia di pescatori e sono moglie di pescatori. È una vita fino a quel signore di razza, però stiamo vedendo cose a pescare i pesci spatunci a caccia, i pesci a sapere chi canna a pigliare, uno quando è tareto e tano conso, che sape, vanno ma si cacciano per fame, i giovanotti sanno ammaritare, si cattano i mobili, se io ne fanno ma vanno ma guadagnano. Come si sposano? Come fanno? È vero che c'è un detto che qui a Bagnara in Marina comandano le donne, così? No, comandano gli uomini quando sono diritti. I femmini sapete perché comandiamo. Che sappiamo portare a mare. Perché se vostra moglie versa tutti i soldi che guadagnate, voi, santo, mi siete, vi fotte tutto esso. Invece la moglie... sape che io cosa fare, fate robe, fate mangiare, il risparmio per domani quando non andavi. E chi sta è Casimo, lavoratori, che lavorai quando era figliola vendevo l'oppino, a poi vendevo i pizzi, io lavoravo arance, lavorai le muni, a poi mi aprivo il bar, ora giusto questa peda mia andiamo. E siamo... Come chiamate? Io mi chiamo Pavia Carmela. Va bene, grazie signora Carmela. Prego, figlio.